Qual è? Qual è? Violence! E ci siamo, eccoci pronti per una nuova puntata di alle 21. Mamma mia, ragazzi, un'ansia oggi perché devo dire la verità, Andrea non è ancora arrivato. Sono le 21.08 e questo disgraziato non è ancora arrivato. Però dall'altra parte c'è uno speaker, un altro degno compare di carriera radiofonica che è Nicola. Ciao Nicola. Ciao Davide. Tutto bene? Va, diciamo, poi spiegheremo perché Nicola è qua con noi, ma noi facciamo le cose. O spiegheremo perché Andrea ancora non c'è. Ecco, spieghiamo, anzi, chiediamole. Davide, pronto? Pronto a cosa? Pronto, ma tu? Dove sei? Ascoltami, dai, ma che giorno è oggi? Oggi è martedì, Andrea. È martedì? Sì, è martedì. Porca miseria! No, no, non mi dire che ti sei dimenticato. No, è che c'avevo la... No, cioè... No, perché, no, cioè... A parole tue, Andre, lo so no, che... No, no, nel senso che c'avevo il gatto sulla pentola a pressione. Ah, sì. Però è scoppiato. Strano, pensavo il cane, perché a quarto l'usanza è quella. No, no, però ascoltami, se mi dai tipo... guarda, facciamo così. Sì. Boh, metti... Prova a contare fino a 5. 3. Allora, 3, 2, 1. Sicuramente non si è sentito. Eccolo. Parla dall'altro microfono. Salve, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Beh, cosa stavi correndo? No, praticamente, cioè, nel senso che dovevo allora, in realtà vi spiego bene cosa è successo stasera. Allora, spiegaci. Piano piano. Ciao Nicola. Piano ciao, piano, buono. Tu stai per uscire da qua, vero? Sì, fra un po' lo... Stai per uscire, stai per andare via. Ma tu senti la cuffia? Lo senti? Ci senti? Mi senti? Ci senti, mi senti. Ma chi è questo intruso? Oh, ecco, parlo, lo sente, bene. Ecco, dicevamo, praticamente io oggi sono andato a salutare una mia amica che doveva partire, che partirà per... dove? Partirà. Bologna, credo Bologna. Partirà. E quindi io ho detto, guarda, se ci vediamo entro le 8:30 è meglio, perché poi io alle 9 ho la diretta in radio. Sì, tranquillo, ci vediamo alle 8:30. Frase di circostanza proprio questa. 10 minuti fa, praticamente. E quindi io mi sono perso tutta la parte iniziale del programma. Sì, ho visto, perché non ho certo... Appunto, mi stava cominciando a salire l'ansia. Stavo per dire, ecco, capito. Quindi, insomma, sono già le 21:10, ragazzi. Il programma è poi oggi è bello carico. Vi preannunciamo che sarà un programma autolavaggio. Abbiamo un'alta dose di musica gaggia da, che da meraviglia. Come al solito, cercheremo di fare un po' tutto questa sera. Ma sì. Cerchiamo di mettere tutto in questo grande pentolone. Non la pentola a pressione, sicuramente, di Andrea, dove stava cucinando il gatto. Che ecco, è partito ormai. Ragazzi, naturalmente stiamo scherzando, cari animalisti. Perché oggi bisogna stare attenti con le parole. Hai visto dopo il report che hanno spennato le oche? Tutti ormai stanno bruciando giubbottini a destra. Sì, a infatti manca. Penso che faranno un giubbottino, un falò di giubbottini di una certa marca. Sì. Fuori dalla relazione di Rai 3, probabilmente. Sono contenti. Guarda, dopo che guardi il report dopo 3 volte, praticamente non puoi più fare niente durante puzzi, la praticamente. Sì, ma sì, dopo esatto, che hanno distrutto le pizze, distruggeranno i giubbotti. E poi cosa bar, distruggeranno? I caffè già li hanno distrutti. Rimarrà la d'Urso. La d'Urso, e soprattutto penso che distruggeranno gli anziani. Perché esatto, questo è fondamentale. Distruggeranno gli anziani perché loro stanno fuori dagli scavi. Chi gliel'ha fatto fare? Ma chi c'è dietro di loro? Ma c'è qualche multinazionale? È un complotto? Boh. È un complotto? È un complotto. Amici di Radio Sant'Elena, alle 21 non è solo chiacchiere ma è anche tanta musica. Parlavamo di musica di autolavaggio, ma questo è un grande classico da autolavaggio. Stiamo parlando di Coolio, Gangs of Paradise. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk.